Beh, oggi al TG10 l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla protesta inscenata questa mattina da diversi lavoratori dinanzi alla sede della Capitaneria di Porto di Gela in merito all'interdizione della diga foranea che non consente di operare. L'interdizione della diga foranea di Gela non consente di operare. Per questo motivo, questa mattina alcuni operai hanno manifestato il loro disappunto dinanzi alla sede della Capitaneria di Porto. La situazione al momento attuale non consente alle imprese subappaltatrici di eseguire i lavori. Se è agibile il pontile, come mai fanno caricare e scaricare queste grandi navi? E per noi che abbiamo la possibilità di lavorare, non possiamo lavorare. Guardi. Ci sono state 3-4 unità a lavorare nella diga, sempre come operata di Sudelettri. Io ho sentito dichiarazioni che siamo da agosto in 50 a lavorare là. E questo non risulta affatto, non è una cosa vera. Sua Eccellenza il Prefetto ha detto che doveva far emergere il territorio di Gela, visto che siamo qua tutti martoriati e siamo tutti in un momento di crisi. Io vorrei che queste persone, giustamente, la burocrazia, i documenti, prendessero atto di tutte queste famiglie che sono nell'astrico e attualmente magari in questo, non è anche nel governo, anche nel nostro territorio, di rilanciarlo e spendere qualcosa in vero, magari tutte queste cose che sentiamo attuali. Assieme ai lavoratori c'era anche il segretario provinciale della FIOM CGIL, Orazio Gauci. Nonostante tutti gli impedimenti che ci sono stati negli ultimi 6 mesi, ad oggi è impossibile, come dire, svolgere quell'attività perché vi è una inagibilità del pontile che impedisce lo svolgimento di quell'attività. Infatti già da agosto si poteva iniziare quel lavoro, come diceva il comandante nella scorsa intervista, però poi una serie di problemi burocratici hanno impedito questo. Noi oggi siamo qui affinché questi problemi vengano risolti nell'immediato e che si dia speranza a 50 lavoratori che hanno già svolto le visite mediche e tutti i corsi di formazione e di sicurezza e che attendono quella speranza di ritornare nel mondo del lavoro attivo. 50 lavoratori che fanno parte di quante imprese? Sono svariate imprese che hanno degli subappalti con l'azienda che ha acquisito questa attività. Qui c'è da dire che in questo momento si sta svolgendo l'attività di bonifica con solo 2, 3, 4 operai. È riduttivo per un lavoro che potrebbe dare speranza a quei lavoratori che sono da tanti anni fermi e quindi hanno bisogno di questo lavoro per lo sostentamento delle proprie famiglie. E il sindacato confederale CGIL CISL UIL, assieme alle categorie che rappresentano i lavoratori del settore marittimo, rivendicano chiarezza in merito a tutto ciò che sta provocando malessere ad un mondo del lavoro sempre più precario e vittima di contraddizioni. Il sindacato dei lavoratori, nel rispetto dei ruoli di Capitanerie di Porto, ENI e delle istituzioni che hanno responsabilità sulla portualità, chiede chiarezza in merito ad assegnazioni di appalti da parte dell'Agenzia Marittima e metodo di selezione del personale. La domanda è semplice: se si pattuisce attraverso un protocollo d'intesa di dare priorità ai lavoratori storici e del territorio e per queste ragioni negli anni si sono siglati più accordi finalizzati all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, per esempio con l'azienda Archimede che a Gela ha più di 45 dipendenti, per evitare licenziamenti, com'è possibile autorizzare, si chiedono le sigle sindacali, l'ingresso di addetti provenienti da Palermo per la stessa funzione. CGIL, CISL e UIL ribadiscono di essere disposti ad aprire ai lavoratori provenienti da ogni parte del mondo, ma sapendo bene che prima va esaurito il bacino di lavoratori di Gela. Il sindacato ha già inviato 3 giorni addietro una richiesta di convocazioni delle parti alla prefettura. E sulla protesta di questa mattina abbiamo sentito anche il comandante della Capitaneria di Porto, il capitano Pietro Carosi. I lavori in diga non sono mai terminati, cioè sono iniziati con la mia autorizzazione dell'agosto del 2016 e l'unico problema che c'è stato è un problema tecnico, diciamo così, sul pontile per fare transitare dei mezzi pesanti, cosa che è stata discussa ieri nella sede dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta. Da parte di tutti gli enti che hanno fatto il sopralluogo sul pontile nel mese di novembre, dove sono stati rilevati dei problemi strutturali del pontile stesso e della struttura che c'è intestata al pontile. Nel corso della riunione di ieri
è stato definito quello che si può fare, i mezzi che possono transitare e tutti i lavori che effettivamente la raffineria può fare sul pontile ed anche in diga. Quindi non c'è nessun problema, abbiamo stabilito con gli enti tecnici e con la raffineria che ha partecipato alla riunione, con i dirigenti della raffineria che hanno partecipato alla riunione, i lavori che possono essere fatti. Posso rassicurare gli operai della Sud Elettra che al più presto, spero, ma questo dipende dal committente dei lavori, rientrerà finalmente il pontone e potranno riprendere anche i trasporti dei materiali dalla diga al pontile. Ecco, considerato che c'è stato un tavolo tecnico, allora le chiedo per quale motivo protestano? Sappiamo benissimo che in questi mesi ormai l'occupazione nell'indotto del porto è andata sempre più ha avuto problemi molto grossi. Nello stesso tempo cerco sempre, come ho detto per quanto riguarda il discorso delle guardie fuochi, di agevolarmi la possibilità di lavorare a Gela. Anche per i signori della Sud Elettra, spero in qualche modo di poterli aiutare, ma è un aiuto dato dal comandante della cabineria che è sempre l'autorità portuale che praticamente ha bisogno di avere sempre un'assistenza da parte di chi dà il lavoro a questi signori. Quindi invito anche i datori di lavoro dei signori che sono qua davanti, che stanno scioperando, di venire da me, di incontrarci e di parlare specialmente con i committenti dei lavori. In questo caso la raffineria. Penso proprio di sì. Cambiamo argomento, carabinieri e polizia indagano su due fatti delinquenziali che si sono verificati nelle ultime ore a Gela. In via Sette Farine un malvivente è stato messo in fuga dal titolare della pizzeria Peter Pan, armato forse di un taglierino, ha intimato la consegna dell'incasso della serata minacciando il titolare dell'attività commerciale. La vittima però ha reagito con prontezza ed ha utilizzato una delle pale per infornare le pizze. A quel punto il rapinatore ha desistito ed è scappato. Colpo riuscito invece in via Generale Cascino, dove un altro rapinatore solitario nel cuore della notte si è fatto consegnare circa 200 euro dal titolare di un panificio. Sarebbe monca la procedura di approvazione del piano urbano di mobilità, lo dice il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che annuncia di voler votare il piano, ma solo quando saranno certi che la procedura avrà seguito tutte le tappe stabilite dalla legge. Sembrerebbe infatti che il PUMS non sia stato mai pubblicato secondo le previsioni di legge nella fase di rilascio della VAS. Ad oggi, affermano in una nota i consiglieri grillini, la città non lo ha potuto mai conoscere, vogliono approvarlo in fretta per renderlo vulnerabile, per escludere la concertazione ed il confronto con i cittadini e con il Consiglio Comunale. Noi, sottolineano i grillini, vogliamo approvarlo con la dovuta calma perché questo piano è la più grande opportunità che la città di Gela ha per cambiare il proprio volto. Si chiama La Storia Insegna, si tratta di un percorso didattico che ha visto impegnati gli alunni della classe terza della scuola Ettore Romagnoli di Gela, retta da Sandra Cicolone, e coordinati dalle professoresse Mulegge e Nuso in attività riguardanti la triste storia delle vittime dell'Olocausto. Appuntamento questa mattina nei locali dell'Aula Magna dell'Istituto Scolastico. È stata l'occasione per narrare i fatti su quanto visto e accaduto al popolo ebraico. Proprio i ragazzi infatti hanno visitato mesi addietro i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau in Polonia. In questo progetto loro sono stati invece dei protagonisti attivi e hanno vissuto delle emozioni fantastiche. Il progetto è stato un progetto di ampia portata, molto lungo, tant'è che abbiamo impiegato ben 2 anni scolastici per poterlo concludere. Questa attività didattica ha abbracciato 2 discipline, la storia e la lingua inglese. In questo progetto abbiamo pensato di introdurre la metodologia CLIL, cioè l'insegnamento integrato di una disciplina in lingua veicolare, cioè l'inglese in questo caso. I ragazzi, poiché sono di scuola media, non hanno potuto sviluppare tutta la tematica in lingua inglese, però abbiamo sviluppato alcuni aspetti ed io ho supportato la collega di lingua italiana in questo aspetto. La testimonianza di alcuni studenti che hanno partecipato alla trasferta in Polonia.
Quando siamo arrivati ai campi di concentramento, ovviamente avevamo già un'acquisita maturità e conoscenza di tutto quello che riguardava l'Olocausto, quindi abbiamo già studiato sia in italiano che in inglese approfonditamente tutto ciò che riguardava l'argomento dell'Olocausto. Arrivando ad Auschwitz e guardando tutto ciò che succede in quel campo, tu cresci interiormente, tu maturi e soprattutto cominci a non lamentarti per delle piccole cose, perché ragazzi della nostra età a quei tempi, in quei campi che tu vedi con i tuoi occhi, sono stati anche uccisi, quindi non dobbiamo lamentarci per delle sciocchezze, ma dobbiamo pensare a quello che è successo a loro. E domani alle 10.30 nei locali della scuola Enrico Mattei, i Club Service di Gela, in collaborazione con il dirigente scolastico Agata Gueli, promuovono l'iniziativa Sogni e desideri di una infanzia spezzata. Ho sognato la cioccolata per anni. Interverranno, tra gli altri, Stefania Pagano, responsabile dell'associazione Meter di Gela, e Angela Rinzivillo, docente di storia e filosofia. E sempre domani alle 11.30 nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo si terrà la presentazione del libro di Lia Levi, Una bambina e basta. Sarà presente l'autrice del racconto autobiografico ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. L'iniziativa si terrà anche nel pomeriggio alle 17 nei locali del Liceo Classico Eschilo. Il coordinamento dei comitati di quartiere di Gela è tornato a riunirsi per discutere sulla mancata approvazione del regolamento istitutivo dei comitati di quartiere e bilancio partecipato e sull'assenza di dialogo e partecipazione con i comitati e i cittadini per quanto concerne la scelta dei progetti da finanziare con i fondi regionali previsti dal patto per il Sud. I comitati denunciano il totale disinteresse mostrato sia dal Consiglio Comunale, il quale ostinatamente tergiversa sull'approvazione del regolamento, sia dalla Giunta, la quale continua ad intraprendere le proprie scelte senza coinvolgere minimamente i cittadini. Appare, si legge in una nota, evidente che la partecipazione popolare, tanto declamata dai vari schieramenti politici nel corso delle campagne elettorali, nella realtà dei fatti non sia poi così gradita. Il coordinamento ha deliberato all'unanimità dei presenti di intraprendere anche clamorose iniziative già a partire dalle prossime settimane, qualora l'inerzia del Consiglio Comunale di Gela dovesse protrarsi a tempo indeterminato. L'inizio del 2017 è stato un inizio particolarmente freddo, con allerta meteo, condizioni climatiche non sempre favorevoli e anche nei giorni scorsi vento e pioggia. Già a partire dai primi di gennaio il maltempo ha colpito la Sicilia e la neve e il gelo infatti sono arrivati anche a Caltanissetta. Come comportarsi in questi casi? Ecco alcuni consigli. Nel caso di emergenze connesse con il maltempo, la cosa più importante è cercare di prevenire, di mettersi in situazioni che possono essere rischiose, perché il maltempo comporta vari rischi connessi, abbiamo visto anche alle abbondanti nevicate di questo periodo, connessi a forti piogge, vento, scariche atmosferiche che possono comunque mettere in serio pericolo le persone. Quindi è opportuno prima di tutto prevenire. A casa propria è bene che vi siano fatte le operazioni di manutenzione ordinaria, per esempio per quanto riguarda il rischio pioggia è bene liberare i pluviali per consentire lo smaltimento dell'acqua piovana. È bene magari dotarsi per un caso di neve di una pala e di sale, poi a secondo le circostanze, per esempio per percorsi in forte pendenza dove è opportuno liberarli dalla neve, utilizzare il sale. I consigli sono tanti e svariati. La cosa che viene compromessa spesso e che diciamo sensibile ai fenomeni atmosferici è la viabilità. Quindi cercare di non mettersi in viaggio, se ci si mette in viaggio con i mezzi propri bisogna essere attrezzati con l'abbigliamento adatto, con le attrezzature indispensabili per le autovetture in caso di neve, che sono catene o pneumatici invernali.
e tutta una serie di attenzioni che possono essere quelle anche di non passare vicino a edifici dove è possibile che lastre di ghiaccio con l'aumentare delle temperature si stacchino e vadano a cadere, come cornicioni e intonaci, quindi questa può essere anche una precauzione, non sostare, non transitare in prossimità delle facciate degli edifici e non farlo neanche in prossimità di alberi che possono essere appesantiti dalla neve, per esempio, o le radici possono essere indebolite dall'acqua e quindi possono crollare o cadere degli alberi. Quindi ci sono tanti rischi ai quali si va incontro. Domani e sabato dalle 9 presso l'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela si terrà un seminario di studi accreditato dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali dal titolo Manager Case dell'Anziano Fragile. Si parlerà di strategie di gestione e di intervento socio-sanitarie alla cura e alla riabilitazione delle fragilità dell'anziano. All'evento formativo parteciperà Ferdinando Schiavo, neurologo e autore del libro Malati per Forza. L'iniziativa è della Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio. Modererà i lavori Vincenzo Cascio. Fai la cosa giusta. Differenzia i rifiuti. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche, solo se in vetro, non cristallo. Vetri vari anche se rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci in seconda parte del telegiornale. La pubblica assistenza Trinacria Emergency, già Giubbe d'Italia, apre le iscrizioni per diventare volontari. Presso la sede della pubblica assistenza in via Falcone, contrada Brucazzi a Gela, il 7 febbraio inizierà il nuovo corso gratuito teorico-pratico per aspiranti volontari del soccorso, aperto a tutti i cittadini di entrambi i sessi che abbiano compiuto almeno 16 anni. Durante il corso saranno trattati argomenti sanitari di primo soccorso, protezione civile, diritto, conoscenza delle attrezzature, dei presidi presenti sulle ambulanze e prove pratiche. Per informazioni c'è un recapito telefonico 0933 91 44 19. Si può inviare anche una mail all'indirizzo trinacriaemergency@gmail.com oppure si può visitare la pagina Facebook Trinacria Emergency Gela. Si intitola Passaggio in Sicilia il libro di Massimo Nofri, professore ordinario di letteratura italiana all'Università di Sassari, che sarà presentato mercoledì 1 febbraio alle 17 nella sala conferenze del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela, diretto da Angela Tuccio. L'iniziativa è della libreria Mondadori in collaborazione con l'Istituto Scolastico. Introdurrà e modererà i lavori Lina Orlando. Dialogherà con l'autore Ivo Abela. Il Rotary a servizio dell'umanità. Con questo motto si è svolto alla caserma della Guardia di Finanza di Caltanissetta un corso rivolto sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso del defibrillatore automatico esterno. 20 in tutto le Fiamme Gialle che hanno seguito il corso, scaturito a seguito di un protocollo di intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Distretto 2110 del Rotary International. L'idea nasce dal governatore del distretto 2110, Nunzio Scibilia, il quale in programmazione del suo anno ha deciso di effettuare questo corso. Ha stipulato una convenzione col Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Generale Regionale, e attraverso questa convenzione appunto si stanno svolgendo in tutta la Sicilia, il nostro è un distretto binazionale Sicilia e Malta,
Si stanno svolgendo in tutta la Sicilia dei corsi di formazione di primo soccorso sull'utilizzo del defibrillatore. E inoltre ogni Rotary Club diciamo, della Sicilia donerà un defibrillatore da portare nelle unità, sceglieranno ovviamente il comando della Guardia di Finanza di quale unità dotare di questo defibrillatore. Questa è un'iniziativa che nell'ambito delle nostre iniziative solite, il nostro è un club service, tra tutte le iniziative sia a livello internazionale come la Polio Plus per esempio e tutte le iniziative a livello nazionale cerchiamo sempre appunto di dare un servizio alla collettività. È sicuramente una lodevole iniziativa e io ci tengo a ringraziare i rappresentanti del Rotary che hanno offerto la loro disponibilità non solo in termini di professionalità, perché qui stiamo attendendo e arriveranno a breve dei medici qualificati che faranno un corso di primo soccorso ad alcuni dei nostri militari che lavorano qui al Comando Provinciale di Caltanissetta. Inoltre, ancora di più, li vorrei ringraziare per questo importantissimo dono, il defibrillatore, che è uno strumento necessario e utilissimo che potrebbe salvare delle vite umane se utilizzato con accortezza e tempestivamente. A spiegare le manovre da eseguire in caso di un pronto intervento e l'importanza oltre l'uso del defibrillatore, i medici rotariani Cinzia Leonardi e Franco Dones. E ora parliamo di calcio, trasferta domenica prossima per il Gela, i biancazzurri saranno di scena a Santa Maria Capovetere contro il Gladiator e dopo tre giorni altra trasferta contro il Sersale in Calabria, partita già rinviata due volte per maltempo. Abbiamo raccolto questa mattina la testimonianza del tecnico biancazzurro Pietro Infantino. Gela che non scende in campo da ben due settimane, è stato per voi difficile adesso ricominciare? Ma è sempre difficile ricominciare dopo tanto tempo che non giochi. Noi ci siamo preparati bene, credo che questa partita è importantissima e è determinante per il nostro proseguo. Vogliamo fare un risultato positivo e riprendere il nostro cammino. Perché lei sostiene che è determinante? Determinante perché loro fanno la corsa su di noi per rientrare nel lotto delle pretendenti per fare i playoff e noi li vogliamo mantenere a distanza. Credo che sia un avversario difficile, un avversario che è ambizioso e per questo io dico che è determinante. Facendo un buon risultato credo che loro rimarranno a debita distanza. Parlando un attimo invece della partita con la Sersale, è destino che questa gara a gennaio non debba giocarsi? Sì, siamo stati d'accordo che deve essere per San Valentino, così ci abbracciamo tutti. No, scherzi, credo che lì sulla Sila il problema esiste, sperando che giorno 1, che la data che è stata stabilita, ci siano le condizioni per disputare questa gara, così ci togliamo questo dente. Credo che questa partita, Recuperando la gara, credo che ci può dare un'altra spinta verso l'alto. E poi è un vero e proprio tour de force, perché voi domenica giocherete a Santa Maria Capovetere, ritornerete a Gela, vi allenerete a Gela e poi ripartirete martedì per Sersale. Sì, ma ci siamo abituati. Io credo che abbiamo un gruppo molto, molto compatto, un gruppo numericamente per disputare tutte e tre le gare, che poi viene il Gragnano, partite molto, molto difficili, però credo che il gruppo è pronto per sostenere questi tre turni in una settimana. Mister, ma se all'inizio del campionato le avessero detto che il Gela, alla fine del girone d'andata, dunque con la prima giornata di ritorno, si sarebbe attestata in piena zona playoff, lei ci avrebbe creduto? Ma per come siamo partiti no, però io credo che il lavoro paga sempre. La compattezza di un gruppo paga sempre. Io dico solo che questo gruppo ha veramente ancora margine di miglioramento. Io credo che lavorando con il lavoro quotidiano sicuramente si prendono sempre grosse soddisfazioni. Siamo ambiziosi, io credo che veramente all'inizio era impensabile, ma oggi noi abbiamo dimostrato che possiamo stare e possiamo lottare contro
contro chiunque, sempre a testa alta e con sicuramente questo gruppo anche tantissime qualità che deve ancora esprimere. Ultimo appuntamento dell'83esima stagione concertistica gelese, promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra, domenica 29 gennaio alle 19, nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli Roviano, si terrà il concerto del duo Maria Natalia Ruscica, violino, e Simone Campanella, pianoforte. Ed in occasione della giornata della memoria, oggi e domani, al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela sarà proiettato il film Il viaggio di Fanny. Sono tre gli orari: 17.30, 19.30 e 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, vi ricordiamo che il nostro sito online tgdc.it è sempre molto aggiornato. Arrivederci alle prossime edizioni.